Dovrebbe arrivare nel porto di Taranto attorno alle 7 di mercoledì 4 gennaio la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con a bordo 85 naufraghi soccorsi in due distinte operazioni. L'imbarcazione dell'organizzazione umanitaria è stata destinata a sbarcare nello scalo ionico più volte nel corso degli ultimi mesi, ma stavolta si tratta di un approdo storico. La Geo Barents, infatti, sarà la prima nave a toccare terra dopo l'entrata in vigore del decreto sulle ONG, che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare, firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale con decorrenza 3 gennaio. Tra le regole c'è quella di dover chiedere subito un porto sicuro senza sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e di far formalizzare la richiesta di asilo da parte dei profughi già sulla nave. Geo Barents ha operato i primi due soccorsi, 41 persone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia, poi un trasbordo da una nave mercantile di 44 persone, eseguendo le richieste del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo. In seguito però ha modificato la rotta per accogliere una terza segnalazione di dispersi di Alarm Phone, poi non portata a termine senza richiesta delle autorità italiane. Una scelta che, secondo il nuovo decreto, potrebbe comportare anche sanzioni, dalla multa fino al sequestro della nave nei casi più gravi. Quest'operazione è finita per fortuna bene, a differenza di molte altre che a volte avvengono nel Mediterraneo centrale. Sono già più di 2.000 le persone che hanno perso la vita. In quest'anno è stata coordinata dalle autorità italiane e ora le 85 persone sono a bordo con noi e saranno sbarcate nel porto di Taranto che ci è stato assegnato.